Sara, eccoci qui. E un bel eccoci qui anche ai ragazzi che ti stanno seguendo, perché questi secondi compiti per casa sono estremamente più importanti dei primi. Oh, se lo sono. Partiamo da questo. Hai capito perché ti ho mostrato il finale di Otacon e le VR Mission del primo capitolo? Sì, vivere un frammento del loro rapporto era propedeutico alla storia che hai vissuto e i livelli arcade sono stati mostrati e raccontati nel plot di Sons of Liberty per distinguere il percorso militare di Raiden da quello di Snake. O Plissken, se vogliamo, un nickname che si dà agli stesso in nome di qualcosa a cui si è molto poco di nascosto ispirato, il buon Hideo Kojima, per creare il protagonista di questa saga. Per il resto, Metal Gear Solid 2 è una cosa che è successa una sola volta nella storia dell'industria. Nessuno lo comprese. Nessuno. Né lo accettò davvero all'epoca. Ma si è trattato del primo vero videogioco postmoderno della storia, che trattava, oltre a una denuncia del World Wide Web e dell'informazione digitale che ha anticipato i tempi di un decennio, e con precisione spaventosa, anche il rifiuto da parte dell'autore della cultura dei sequel e della hype culture, legata ovviamente in questo caso all'eroico protagonista che riempie di soddisfazione il giocatore nel suo impersonarlo. Vedi, ti dico questo perché è arrivato il momento di inserirti in questi debriefing un'informazione chiave che verrà sviluppata nei prossimi sempre più a fondo. Hideo Kojima non voleva fare questo videogioco e dopo di esso definì conclusa la serie. 3 anni dopo usciva Metal Gear Solid 3, con il quale definì conclusa la serie. Ne riparleremo. Ma ora, prima di tutto ciò, discutiamo di Sons of Liberty. Il primo capitolo è considerato tra i migliori videogiochi di quinta generazione e una delle più fondamentali release dell'intera storia del medium, ma soprattutto fu unanimemente giudicato un capolavoro al suo tempo. Secondo te, dopo quel trailer incredibile che mostrava una reale, poi dimostrata evoluzione ancora oggi sconvolgente, quale fu l'iniziale eredità di Metal Gear Solid 2? Fu un gran successo e anche un completo disastro. All'epoca di Zone of the Enders, un videogioco prodotto da Kojima, era possibile giocare una demo della parte tanker del gioco. Era incluso nel pacchetto e, credimi, fondamentalmente l'unico motivo per il quale si comprava quel videogioco, che dopo tutto durava praticamente 1 ora e 15 minuti. Ma di lui ne riparleremo, promesso, perché è veramente un'esperienza che potresti apprezzare tremendamente giocare. Tuttavia, quella demo era qualcosa che sanciva la perfezione di un sequel dall'inimmaginabile qualità e avanguardia, eppure già era parte di un acuto, quasi perverso, piano di inganno mediatico e di metanarrativa, una calamita di attenzione e cultura dell'hype. Ci fu infatti una reazione repulsiva all'introduzione di Raiden, vissuto come intrusione e sostituzione sgradita dell'eroe Solid Snake da parte di un pappamolle effeminato che viene palpato, si lamenta in continuazione e scivola sulla merda di gabbiano. Il punto è che Raiden è la rappresentazione di noi giocatori. Parliamoci chiaro, noi non siamo Solid Snake. Ma vorremmo esserlo. Vedi, Jack inizia la sua missione ascoltando Campbell. Si sente membro di Foxhound con il nome in codice Serpente. Deve fermare un gruppo di terroristi in una situazione tesissima da One Man Army e fa pure un'intrusione stealth con maschera figa. Prima di, in 5 minuti, togliersela. Scoprire che Foxhound non esiste più, trovarsi il codename cambiato ed essere costretto a inserire e vestire dati personali altrui come in un gioco di ruolo. Kojima ci ha detto di identificarci in Raiden, che ci piacesse o no. E non ci piacque. La Big Shell era molto più noiosa del tanker, più ripetitiva, più stupida tra vampiri, bombarole obesi su pattini, tediose missioni escort e continue petulanti chiamate codec di poco carattere. No, non solo, era davvero troppo uguale a Solid 1. Di nuovo, non come nel tanker, che era nuovo, originale, interessante, e soprattutto, come avrei visto dai riassunti, non era ispirato a Solid 1 come quest'ultimo lo era di Metal Gear 2 Solid Snake, che sono molto simili, ma con un'evoluzione schiacciante. Perdona lo scioglilingua, ma la Metal Gear saga è un po' così. Non solo, non abbiamo scelta o modi di poter cambiare la situazione. Possiamo solo compiere il nostro ruolo, sperando le cose cambino. E non cambiano, peggiorano. E la narrazione lo sottolinea tramite anche, in modo diegetico, il presidente Johnson. Quando abbandona tutta la sua ribellione dando il disco a Raiden, lui sa bene che anch'essa è una scelta scritta nel piano S3. E la sceneggiatura di Sons of Liberty, che è pubblica, permette di vedere su di essa una nota di Kojima al riguardo.
realizzando che le azioni dei terroristi stavano venendo usate a favore del piano S3 dei Patriot, il presidente ha perso ogni speranza. Completa il suo ruolo preimpostato nel piano S3 agendo nei confronti della propria rovina prima di Raiden. Questo evento agisce come metafora per anticipare gli sviluppi delle relazioni del giocatore più avanti nel gioco. La metafora è che anche noi arriveremo a capire che è tutta una farsa, eppure completeremo comunque il gioco. Raiden impreca nel dire che loro non sono solo pedine in una simulazione, ma Rose risponde invece che lo sono e come. Tutti meri strumenti. E questa è una frustrazione che arrivò ben oltre il personaggio nello schermo. Dopotutto, aveva ragione lei. Milioni di persone comprarono Metal Gear Solid 2 alla cieca perché è lo scintillante seguito del primo, e ti garantisco che per anni si è parlato di lui facendo quasi finta che le cose che non ci piacevano non esistessero o non fossero poi così importanti. E la follia, è che questo concetto viene discusso e predetto in Sons of Liberty stesso, accusandovene Raiden, nella sezione di gioco dove viene aggredito senza possibilità di risposta. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Eh sì, potremmo dire che Rose qui è un'altra metafora. Come se il giorno da ricordare, dopo tutto, fosse la release di Metal Gear Solid 2. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Il punto qui è che qualunque obiettivo ci sia stato dato viene dai Patriots, gli stessi che sono morti un secolo prima, eppur ci controllano. Siamo stati i loro strumenti fin oltre la fine della missione, ben al di là dello scoprirne la falsità. Così come Raiden, strumento, è stato il nostro, nell'essere costretto a eseguirla attraverso noi. Lui, però, è infine, dall'Arsenal Gear in poi, di noi comincia a liberarsi. Kojima voleva noi ci liberassimo di Metal Gear. E tutto questo è soltanto la superficie. Metal Gear Solid 2 è stato fatto per poter sostenere e affrontare analisi estremamente dettagliate. E queste ultime, con studi, approfondimenti, lavori fatti su e nati da Sons of Liberty, sono molto più di questo monologo. Molto di più, e... pensaci, non ho nemmeno accennato al tema principale, i memi. Ti rendi conto di come i compiti per casa sarebbero altrimenti un saggio? Ecco, dobbiamo evitare, ma passiamo almeno a qualche chicca, perché questo secondo capitolo ne ha molte, molte più del primo, e la dice già molto lunga. Vediamone una percentuale, comunque bassa, prima di offrirti la miccia per il terzo capitolo. I primi sono chiamate codec, Kuro, perché devo ordinarti come vero e proprio dovere in Metal Gear Solid 3 di usarlo tanto, questo codec. Sempre, ovunque, con tutti. Credimi, ne varrà la pena. This reminds me of when we first met.
I was the one inside the locker that time. We're equal now, huh? Not unless I wet my pants. That's a low blow, Snake. A kind of vestigial... Hey! Ah! What a crock! What did you do with that little cheat sheet I made you? Oh, there it is. Hey! That's really, How could you do that? You know how busy I am and you... It's not what you think. Poi abbiamo un esempio di quanto profonda sia la tana del bianconiglio, a partire dalle foto che puoi fare nel tanker e le diverse reazioni, alcune delle diverse reazioni che puoi ottenerne. The first image is... Oh, this is a... What? Nothing, it's nothing. But this isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. I'll just make a backup of this one. Okay, what am I seeing now? More of these? Is that all you think about? Hey, what you like is your business. Just get those Metal Gear pictures. I'll just make a backup of this one. And the next one is... So, this explains a lot. Not that there's anything wrong with keeping it to yourself. I mean, you know, it's your life and everything. But you're going to have to take those Metal Gear photos now. The next one's... Isn't this that soldier on the deck, Olga? I can't believe you took a picture of her, all things considered. What's next? What is this? Snake, this isn't a game we're playing here. I'll just make a backup of this one. So, what's the last one gonna be? Didn't think Gerlukovich was involved, of all people. Out of New York Harbor and... The top secret... Okay, I'm receiving the images. Hey, this is the Marine Commandant. Are you a fan or something? And the next one is... The Commandant again. Look, if you like him so much, I'll print this out and make a panel out of it. Put it over your bed or something. The next one's... Will you please stop sending me pictures of the Commandant? The next image is... Snake, get serious, will you? We need those pictures. This project is vital to the Marine Corps. Yeah? Don't send me creepy stuff like this. What if I get possessed or something? Sorry, but this doesn't work. I hate to ask, but can you try again? E non pensare che cogliere in flagrante Meryl nel bagno delle femminucce non sia qualcosa che Kojima abbia evitato di ripetere e citare nel sequel, eh? Basta muoversi molto velocemente, come nel primo caso, stavolta sulla Big Shell. Colonel, I just saw this guy go running by wearing a cardboard box. A cardboard box? Who do you think he was? A dead cell? The dead cells are a bunch of weirdos, that's for sure. But they don't wear cardboard boxes. I'll look into it. I'm counting on you. Pliskin, I saw someone wearing a cardboard box just now. A box? I don't know anything about that. You sure you weren't imagining things? Of course I'm sure. Do you think it's one of the members of Dead Cell? How should I know? I don't want to fight someone like that. Why not? Because it looks so dumb. Anyone who's willing to be seen like that must be completely insane. I mean, he's a psycho, there's no question about it. Yeah. Parlando poi di cura, chicche e dettagli... Guarda qui. Ricorderei anche che abbiamo parlato delle dog tag, quindi... Guarda. Freeze. Huh? Don't kill me. Don't kill me. E in privato avevamo anche parlato un po' di boss fight. Le versioni estreme te le mostrerò in futuro, in un bel pacchetto completo. Ma per farti capire la profondità di ciò che avresti o hai potuto giocare, o quanto quest'ultima sarebbe stata modificata dall'autore qualora avessi giocato alla più facile, guarda un po', non sono solo parametri. Metal Gear è più creativo. Snake, she's shooting at you from behind the tarpaulin. Oh!
Snake, get rid of that light. You can't see anything with that glare. Take this! Hey, it costs money to have your suit clean. Are you just gonna walk around? Oh, oh. No way! E per finire, nonostante sia la superficie di ciò che si potrebbe trovare in Metal Gear Solid 2, ci sono proprio eventi nascosti. E alcuni di questi si possono notare e scoprire attraverso il microfono. Credimi, sembrerà strano, ma anche questi sono propedeutici ai sequel. Ti piaceranno. King, Fat Man is dead. Oh. To come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. What luck. Oh! This one's worse than that one up in Alaska. Come to think of it, that commander chick really reminded me of someone. Who is she like again? Oh. Well, yeah. She's like her. Now that's a time I'd like to forget. Ridiculous that I had to get jacked for everything that was on me. When I think about it, that's when everything started to hit the skids. It's a shame. Up to that point, I was steady cruising on the elite course. Oh, here we go again. Oh. Still, that Russian crew is a pretty decent bunch. The president's escort guys get on my nerves, though. Oh, whatever. For now, just gotta hang in there. Oh. Oh, there's no paper. Can't do this. How did all this happen? This sucks. Too shaky. What if I fall? I don't want to do this. What am I doing here? Phew. Safe, I guess. If I managed to get this far, it must be thanks to that riding guy. But he's... What is the deal with him? He's got a weird name. Dress is pretty weird, too. And I'm not really sure about the way he holds my hand and things. He's easy on the eyes, though, so I guess I can let that slide. But I've got my own ideas about that hair. I wonder if it's... Well, it must be. I could ask him later. He'd probably get ticked off. I'll leave him alone. Emma, about what you said behind that column there. What are you talking about? Can I just say something? Sure. This is my real hair, okay? Of course. As if I said anything about that. Freeze! Ah! A girl? What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh. You're not gonna shoot me. No. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise, you'll get hit with diarrhea. One of the few things I learned from Shadow Moses. What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh, no, my stomach. Not again. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Oh. Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... Oh. What a weird guy. Do I need to clear things with Otacon before I ask her out? All right. Phew. Let's clear things. What is he doing? Look out. Is she all right? Not bad at all. Just a little more. What's wrong? La presenza di Vamp mette in dubbio cosa sia reale e cosa no, vero? Oh, quanto si speculò, pur con quel fastidio all'epoca.
così come il salto temporale tra la partenza dell'Arsenal Gear e il suo schianto a Manhattan, in realtà è dovuto a un rapidissimo ed emergenza taglio in sede di sviluppo di una cutscene, perché dovettero rimuovere la distruzione della città per sensibilità nei confronti dell'11 settembre. Eppure, Sons of Liberty, tanti di noi lo hanno giocato e rigiocato, finito e rifinito, fino anche oltre 50 volte, eh? Davvero. Detto questo, però, eccoci, ci siamo. È arrivato il momento più importante. Sons of Liberty ha creato una trappola dell'hype con i trailer, trovandosi però comunque mai a mentire nei confronti dell'evoluzione del gameplay e qualità dello sviluppo. Metal Gear Solid 3, di cui non conosci neppure il sottotitolo, fece l'esatto opposto invece. Fu sfacciato, non nascose nemmeno cose che io qui ho deciso quantomeno di occultare un poco. Sono in penombra. Ci sono, per rispetto della comunicazione ufficiale, ma sono in penombra. In bella vista, ma in penombra. In altre parole, ti stai affidando a me in questa esperienza. E grazie, perché mi stai facendo dono di qualcosa di oggettivamente unico, non solo nei fatti, ma anche nei modi. Grazie. Continua a fidarti. Stavolta il trailer te l'ho preparato io. Il terzo capitolo ha avuto numerosi trailer principali, alcuni persino senza doppiaggio occidentale, altri di 11 minuti, altri ancora speciali nella distribuzione rimasti giapponesi. Ecco, quello che vedrai è uno che li include tutti. C'è molto di mio come sensibilità e scelte, ma sono un ex editor professionista. Specialmente dal punto di vista ritmico, musicale, di presentazione, di grammatica video, quindi lasciati andare. Vivilo come ufficiale. Solo che, stavolta, se Sons of Liberty ti ha mostrato gameplay, gameplay, gameplay e gameplay, così come Kojima ti garantisco ha anche fatto video di questo tipo per il nostro sequel, il gioco te lo lascerò scoprire stavolta, se non con la sottolineatura che, ancora, sarà evolutivo e nuovo. Qui io ricordo che mi hai parlato delle emozioni che ti ha dato il primo capitolo. Io ti promisi che questo terzo ha ottime chance di superarlo per te. Permettimi di dimostrartelo. これがアメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。失敗すれば再び世界大戦が始まります。俺たちは伝えなければならない。 俺たちの愚かで切ない歴史を。 それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。 未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなのだ。 こちらスネーク。 待たせたな。 今回のミッションはスニーキングミッションだ。それが隠密部隊、コックスの特殊任務。ホワイトハウスにある人物から連絡が来る。フルシチョフからジョンソン大統領への特攻ライン。スネーク、どうやらそこはキューバよりもホットらしいな。これが記録に残る世界初の兵糧交換になる。鳥になってくれ。 ソ連のある科学者が西側への亡命を打ち、なぜ防衛を自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。でその兵器とは特殊な核兵器で死らしい。君の任務はソ連国内の産地チェルノヤルスクに戦略潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還する。
I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. Through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Anyone you like? I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Assassinating the boss.専門家によると、世界最古のスパイは聖書に出てきたヘビらしいわ。いい。兵士はいつも同じ側とは限らない。戦闘相手は政治によって決まる。軍人は政治の道具に過ぎない。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。 東洋では銃を尽くすという言葉がある。主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。 私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っている。昨日の正義は今日の悪かもしれない。宙を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ。
こっちに来て分かったことが、今まで伝えられてきたことの半分は根も葉もない嘘で、残りの半分は利用するために作られた嘘。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。センス。クワバラクワバラクワバラクワバラ。Ci salutiamo con un reminder, qualcosa che faremo sempre: la cronologia, così spesso dimenticata. Metal Gear 1995, Outer Haven. Big Boss pare venir fermato e ucciso. Metal Gear 2, 1999, la rivolta di Zanzibar. Big Boss torna invece, stavolta per essere definitivamente eliminato da Solid Snake, che ovviamente causa diverse conseguenze. Metal Gear Solid, 2005, la crisi di Shadow Moses. Solid uccide anche Liquid, suo fratello gemello e figlio genetico come lui di Big Boss, di cui richiedeva i resti. Metal Gear Solid 2, 2007, l'assalto al tanker. 2009, l'incidente della Big Shell. Metal Gear Solid 3, come hai visto, forse nel trailer, Guerra Fredda, 1964. È qui che tornerai a controllare Snake. Ora va. E finale a effetto a parte, Kuro, facciamo felici tutti che non si sa mai. È ovvio che non mi sono dimenticato, ragazzi, della release successiva di Substance, la versione completa di VR Mission, Skateboard, spin-off di Snake che gioca nella Big Shell mentre Raiden scivola sulla cacca. Ecco, non preoccupatevi, se ne riparlerà in Subsistence.